processi di declassificazione. Ieri sera, tra l'altro, il giornalista Vincenzo Sinati, che è anche più presente in aula, ci ha presentato quello che è stato il libro che ha avuto come coautore il suo collega Lauro Petrilli, UFO, i dossier italiani. Voi sapete che questo libro ha creato nel bene e nel male un dibattito abbastanza interno all'interno della cosiddetta comunità ufologica italiana, e qui parlo sia dei centri di ricerca maggiori ma anche di tutto quello che ormai è una ricerca, io direi, un po' anarchica, un po' sé stante, che troviamo in internet. C'è chi l'ha accettata, c'è chi ha dato dei pareri favorevoli, vedremo che c'è stato anche chi ha pensato sì, questo è un ulteriore processo per screditare il problema ufologico e dire che praticamente c'è poco o nulla. E quindi quello che Edoardo Russo parlava come un cospirazionismo di fondo, perché ci sono persone che a mio avviso possono avere di tutto e di più, essere lì, ma continueranno ad essere cospirazionisti perché fa parte della loro mentalità. Perché riprendo un po' il discorso, cercando di non ripetermi, che ieri ha fatto Vincenzo Sinatra? Perché in Italia pochi sanno che l'aeronautica militare italiana aveva già declassificato su richiesta parecchio materiale che era anche riservato. Questo processo, di cui non abbiamo mai parlato, è entrato in gioco più o meno nel 1993 all'interno di una commissione del CISU. Io lo presiedevo, questo gruppo che si chiamava OVNI FA, OVNI Forze Armate, e all'inizio non è stato facile, perché vedremo poi dopo tutta una serie di elementi storiografici. Comunque da parte dei nostri militari c'era una forte resistenza per non collaborare e non dare agli ufologi, agli enti civili, il materiale che da loro era. Parlo dello specifico italiano e dirò anche che questa avventura, io la definisco così, un po' particolare, qualcuno l'ha definita un'anomalia nell'anomalia, ha avuto corso dal 1993 al 2001. Vorrei dire che tutto il materiale che nel tempo noi abbiamo richiesto ci è stato inoltrato, e sovente nelle lettere di accompagnamento si scriveva, ci si specificava per parte della quale si sono avviati i processi e le richieste di declassificazione, perché non tutto il materiale, ma Vincenzo che l'ha visto lo sa, era in effetti declassificato, però a volte c'erano dei documenti classificati che generavano tutto una mole di lavoro. Vi spiego: se un documento è classificato ed è conservato al reparto generale sicurezza, non è il reparto generale sicurezza che può declassificarlo, ma in realtà deve essere l'ente originatore. Quindi anche un semplice fonogramma declassificato faceva tutto il giro delle basi periferiche all'epoca delle regioni aeree, per poi ritornare allo Stato Maggiore Difesa, allo Stato Maggiore Aeronautica, all'allora secondo reparto, per essere declassificato. Quindi pensate dal punto di vista prettamente burocratico, il lungo percorso che anche solo la paginetta declassificata doveva fare. La prima cosa che voglio dire, e pochi penso che in Italia abbiano questa consapevolezza, che i militari italiani si sono occupati di UFO, o chiamiamoli OVNI come preferiscono loro, da sempre. Vedremo poi in che modo. Per esempio qui è il famoso caso della Rosa Lotti del 1954, l'Area 3, a voce di Cellina. Già i giornali all'epoca scrivevano sulla faccenda dei marziani, inchieste in chiave di imbattarlo da parte del conto spionaggio, per fare un esempio. Ieri come oggi queste sono riviste che hanno trattato di avvistamenti o di indagini da parte delle forze militari su avvistamenti ovni. Si diceva che i giornalisti sono sempre stati un po' tarpari, che non,
possono parlare. Io di questo non sono molto convinto, nel senso che l'argomento l'hanno sempre affrontato, chi più chi meno, certamente facendo attenzione al modo di porsi con il pubblico e quindi facendo, però c'è anche chi si è esposto ed è andato anche oltre. Anche questi sono ritagli di avvistamenti che tra l'altro poi troveremo e ci sono negli archivi dell'RGS. Parliamo un po' di storiografia, perché io penso che purtroppo in Italia, ahimè, e me ne sono accorto nell'ultima intervista rilasciata da un giornalista, da Picciao, che è l'attuale responsabile dell'RGS, il giornalista un certo Enrico Rizzardo, gli stessi militari preposti all'argomento sanno ben poco di quello che è stato il cammino dagli anni 50, non so se prima anche, fino ad oggi, per quanto riguarda la ricerca e lo studio di questo fenomeno. E vedremo che non c'è mai stato in Italia nessun archivio istituzionalizzato. Il primo archivio istituzionalizzato è quello dal 78-79 in poi, dopo che il governo Andreotti chiese specificatamente all'aeronautica militare di occuparsi di ovni e di UFO, ma prima non c'era, e lo vedremo anche da quello che è stato pubblicato, dalle indagini, dalle interviste che ho fatto delle persone all'epoca che si interessavano dell'argomento, alcun archivio. Citavo Picciao perché quando il giornalista gli chiede ad esempio che cosa ne sa della famosa scheda di segnalazione oggetto volante non identificato, quella che conosciamo tutti e quella che è scaricabile anche sul sito dell'RGS, eccetera, lui dice ma probabilmente, anzi senza probabilmente, questa è stata strutturata nel 1978 quando l'aeronautica militare è stata incaricata di raccogliere i dati e analizzare il fenomeno. In realtà non è così. Noi abbiamo un precursore, Edoardo Russo prima forse non ha fatto il nome, penso, ma ormai io questi nomi li faccio perché li ho scritti e poi tutte le persone che ci trovo adesso, ahimè, non sono più fra noi perché il tempo scorre, è inesorabile per tutti. E Gino Gatti, che lavorava nell'aeronautica militare e che prima di entrare nell'aeronautica militare era un docente universitario, questo vorrei specificare perché lui ha lavorato poi nel settore soprattutto della meteorologia, eccetera, era al di là di un militare facente parte tra l'altro dei servizi di sicurezza e dell'intelligence italiana, anche un grosso appassionato fin dal 1954 di segnalazioni di UFO. Cosa ha portato questo? Che ci fosse all'epoca un'interazione fra quella che era la sua attività di militare e quella che era una sua, chiamiamola pure, passione. Io ho avuto modo di parlare con Gino Gatti diverse volte e lo posso definire un precursore perché non si limitava a raccogliere i dati sulle semplici schede, ma su molti casi si è mosso in prima persona. Questo è il caso certamente, per quello che ne sappiamo noi, più interessante, quello del 20 agosto 1963, che ha coinvolto un autista della tenuta presidenziale che purtroppo non abbiamo potuto a suo tempo avvicinare perché anche lui nel frattempo è morto, ma che aveva già una certa età all'epoca quando si è verificato l'avvistamento, ma il fatto che lui insieme ai suoi colleghi del SIOS o quello che all'epoca era il servizio di intelligence dell'aeronautica si sia mosso, abbia preso questo autista con la sua auto, si è andato nella tenuta presidenziale dell'aeronautica e gli ha detto adesso insieme ricostruiamo cosa quella sera ha vissuto, e beh, c'è un'indagine che al di là della scheda dice la prima fase da tal minuto a tal minuto, seconda fase c'è con tutte le rilevazioni angolari, le misurazioni, ci ha fatto un lavoro veramente notevole che purtroppo gli stessi ufologi all'epoca non facevano e che non fanno in gran parte neanche adesso. Però non era un interesse istituzionalizzato, lui si era mosso perché voi capite bene che l'avvistamento che si verifica in una tenuta presidenziale può avere una certa rilevanza dal punto di vista della sicurezza dello spazio aereo. Questo è porziano di fatto è considerata area off-limit, no? Ci sono nel tempo diversi episodi addirittura di avieni che all'epoca erano lì
poi i carabinieri che hanno sparato contro elicotteri che sorvolavano a bassa quota la creduta, per fare un esempio. Vabbè, di Gino Gatti devo ancora dire una cosa, che lui si muovesse di moto proprio, cioè di sua iniziativa, lo si è capito molto dalle interviste e quando gli ho parlato, perché spesso mi diceva: per incarico istituzionale mi sono occupato di questi casi, altre volte invece diceva: mi sono interessato, ho fatto, ho eseguito questo studio, ho fatto queste statistiche, mi sono recato in America, in Francia a incontrare questi ufologi, eccetera. E quindi c'era anche un coinvolgimento prettamente personale. Purtroppo non si sa che fine abbiano fatto questi archivi, questa documentazione. Quella che è risultato stesso sarà rimasta in mano agli eredi. Lui più di tanto non ha voluto, non tanto dire, ma dare fedele a quello che era stato. Lui mi ha sempre detto: io sono un uomo dell'intelligence, ho preso degli impegni e quindi non me ne voglia, queste cose non le mando. Mi sembra che a voi ufologi, addirittura una volta mi ha detto: mi sembra che a voi ufologi, per come vi comportate, come fate, vi abbiano mandato fin troppo, forse per me non vi avrei mandato proprio. E quindi questo è uno degli archivi che è andato a livello storiografico. C'è un altro personaggio che è morto di recente, il generale Francesco Cavalera. Anche con lui ho avuto modo di interloquire e anche di avere un animato carteggio in questo epistolare, perché lui è quanto è stato come si dice, capo dello Stato Maggiore della Difesa proprio negli anni del 62, è stato incaricato di fare un'indagine ufficiale militare sull'UFO per rispondere a un quesito che era stato posto dal Presidente della Repubblica che allora era assente. Cosa ha comportato questo? Che lui ha analizzato tutta la documentazione, che lui dice poca documentazione, che era gli atti. Si è messo, attraverso anche altri colleghi, a intervistare, addirittura aveva intervistato e avvicinato anche il console Alberto Perego per capire un po' cosa faceva, cosa non faceva, perché si occupava. Aveva raccolto una grossa mole di documentazione, soprattutto dall'estero, e poi si basava su quella che era la tanta documentazione giornalistica. Vedremo poi in realtà che un archivio strutturato doveva esserci, okay? Nella slide successiva, dove c'è un articolo su una rivista militare dell'aeronautica che parla proprio di questo supposto archivio. Lui non ha conservato copia di questo materiale, e questo è presumibile, perché lui l'ha fatto per lavoro, per professione, non certo per tenersela a casa. Si ricorda bene che però alla fine un po' che aveva raccolto ben poco di concreto, è un po' quello che vi diceva anche Gino Gatti: lei può dedicare tutta la sua vita al fenomeno UFO, agli OVNI, vedrà che alla fine, in definitiva, addirittura non c'è nulla. Io ho dedicato parecchio del mio tempo, ho messo in gioco anche la mia vita affettiva, la mia carriera, che cosa ci ho ricavato? Se lei qui pensa che ci siano i marzianini, è libero di pensarlo, a me non importa nulla. Dicevo che di questo materiale non sappiamo poco se non nulla, anche se di recente abbiamo intercettato un faldone di uno degli archivi centrali dello Stato, perché però conserva quelli che probabilmente sono articoli di stampe italiani e stranieri che erano stati utilizzati per questo tipo di indagine. L'indagine del generale Cavalera, diceva, c'è ben poco, e quando parlava con me si era molto presa con quella credibilità ufologica dell'epoca, compreso quello che era un certo modo di fare un giornalismo non certo serio. Mi riferisco a un personaggio romano di cui in questo momento non voglio fare il nome, che comunque in Italia aveva fatto una grossa serie di articoli su settimanali e su quotidiani. 1968, Francesco Stippelli. Io penso che oggi come oggi ci perdiamo a volte dietro tante stupidaggini, ma penso che pochi abbiano il tempo, la voglia, la costanza, il spendere risorse sia di tempo che economiche per andare a fare una serie di ricerche storiografica.
sul mensile aeronautica, che proprio lo Stato Maggiore dell'Aeronautica del 15 dicembre 68, Francesco Stipelli, che era un tenente colonnello all'epoca, ha scritto un interessante articolo dal titolo «Sono veramente un mistero di UFO». A un certo punto dice: ad ogni buon conto, tornando all'avvistamento radar, qui in Italia non sono mai stati registrati echi di dischi volanti. Teniamo conto, e questo fino agli anni Ottanta, che il nostro sistema radarico era molto, ma molto obsoleto. Spesso invece, e non solo in Italia, li avrebbero avvistati. In Italia sono stati avvistati a occhio nudo da numerosi militari di ogni arma e grado, i quali tutti hanno sempre rilasciato appositi rapporti scritti alle competenti autorità gerarchiche. Ovviamente ce ne sono stato maggiore dell'esercito, stato maggiore della difesa, stato maggiore della marina, cioè ai comandi periferici dei carabinieri, eccetera, perché non c'era un accentramento della documentazione. Ma di questi rapporti, di queste relazioni e di queste dichiarazioni che lo scrivente ha scrupolosamente esaminato, che pur presentano nella loro maggioranza l'indubbio crisma dell'attendibilità, e quindi sta parlando in positivo di queste testimonianze, l'indubbio crisma dell'attendibilità non emerge mai con cristallina convenienza. Scusate, non emerge mai con cristallina, convincente, inconfutabilità da desiderata certezza. Siamo agli stessi livelli di Gino Gatti, no? Sì, sì, ci sono tutti questi dati, ma alla fine cosa c'è? Oh! Di queste dichiarazioni sorprende l'abbondanza di minuzioni particolari che sono dettagliatamente descritte: forma, colore, direzione, senso, velocità. Se notate, queste sono le varie domande che ci sono nella famosa scheda che era già stata utilizzata dai Gino Gatti per il caso di Castelnuovo, che poi quella del TV, penso, ripresa la scheda americana tradotta dai Gino Gatti in italiano, ed era lui all'epoca, perché c'è una tipografia privata, che si era stampato queste schede, ok? Quindi l'aeronautica militare poi ha utilizzato e l'ha rivisitata questa scheda nel tempo. A un certo punto dice una cosa molto curiosa Stipelli: molte di esse sono firmate, oltre che dall'estensore, anche da altri testimoni, e controfirmate da altri che attestano a pieno possesso delle normali facoltà mentali dell'estensore. Poi ci sono anche rapporti informativi sugli estensori, cioè parla di rapporti di commento alle schede fatte da personale militare, eccetera. Però alla fine qual è la conclusione? Che rimane sempre quell'eterno dubbio: gli UFO sono veramente un mistero? Cioè, vuole dire, io ho esaminato tutte queste cose, tra l'altro lui a un certo punto dice: la necessità di questa copertura cautelativa, perché lui diceva di fatto noi tutte queste segnalazioni le teniamo segrete e non le mettiamo in comune, è evidente. Si tratta infatti essenzialmente di non allarmare infondatamente l'opinione pubblica. Uno adesso può ridere, però facciamo attenzione. Questo articolo è stato scritto all'inizio degli anni 60, non è stato scritto nel 2014, dove ormai tutti parlano di questo argomento, dove comunque l'interesse mediatico è di tutt'altra rilevanza. All'epoca, se uno fa solo uno studio storiografico o sociologico di come l'argomento veniva trattato dai mass media, le cose erano un po' diverse. E certamente l'aeronautica, secondo me, soprattutto in questo particolare periodo storico dove c'era la cortina di ferro, l'est, ovest e tutti questi problemi, il fatto che ci fossero delle segnalazioni di oggetti volanti non identificati poteva anche significare, considerate anche i limiti della difesa aerea dell'epoca, del controllo del traffico aereo, che
ci potessero essere degli oggetti anche di natura terrestre, perché no, che violavano normalmente lo spazio aereo nazionale. Certamente un militare non va a dire la sua istituzionalità, noi abbiamo questi limiti e il nostro territorio non è completamente coperto, a differenza di oggi che la situazione è completamente diversa. Alla fine degli anni 60, inizio anni 70, ci sono altre persone che si occupano a livello informale, e qui arriviamo già a parte della documentazione che anche Sinapi ha trovato al Reparto Generale Sicurezza. Questo è un generale, ma ce n'erano altri, dalla Direzione Generale Tescione, dico era, quindi non è più anche lui fra noi, era un generale del SIOS. Cosa ha fatto lui all'epoca? Il CUN, il Centro Ufologico Nazionale, nella persona di Renzo Cavassi, che all'epoca era nella segreteria, scrisse al Ministero della Difesa per ottenere informazioni e dati sul UFO. Non gli è mai stato risposto per iscritto. È successo qualcosa di completamente diverso. A un certo punto uno dei suoi sottoposti si è presentato a casa sua, più tra l'altro era assente all'epoca, c'era la moglie, e non trovandolo in casa gli ha rilasciato bigliettini, eccetera, con cui diceva in merito a quello che c'è scritto, e gli ha dato i riferimenti per mettersi in contatto. C'è stato poi nel tempo tutto un insieme di contatti con Renzo Cavassi e in parte del tempo anche con Roberto Pinotti, ma anche lui si muoveva di moto proprio. E si racconta la leggenda che i suoi colleghi, quando vedevano questi rapporti, alcuni di questi rapporti sono tuttora custoditi, c'è qualcuno che abbia detto: ma questo non ha nient'altro da fare, ve lo dico così senza utilizzare il termine che loro utilizzavano, perché era anche lui in gran parte interessato. Quello che è interessante è che in questo periodo lui non si limitava a far compilare la scheda, ma tramite il coinvolgimento sul territorio già all'epoca dell'arma dei carabinieri aggiungeva e mandava sul campo del, come si può dire, erano persone laureate che in quel periodo stavano facendo in determinati settori il servizio di leva e mandava a intervistare i testimoni. Noi in archivio abbiamo alcune schede in brutta copia di queste persone, fra cui c'era una, mi vengono in mente tre persone che conosco, un avvocato, uno che poi è diventato un fisico e un medico che è diventato nel tempo psicologo. Se uno vede i rapportini che anche Sinapi e Lauro Petrini hanno pubblicato sul loro volume e vede i casi per esempio del 73-74, perché conosce un po' la casistica italiana, che hanno avuto una grossa risonanza, al di là di Caselle Torinese, la visuale, che ne so, Pignolo di Isola, Pavia, Terraggio di Pavia, il caso di Casale Monferrato, del disco volante a bassa quota con l'entità, c'è allegato alle schede degli appunti con queste analisi alcune anche buffe, perché lo psicologo dirà: questa madre di questo figlio era un po' oppressiva nei confronti del figlio, che super, e ci sono questo tipo di commenti. Con noi questi documenti ci sono difficoltà da darli, perché per due motivi. Uno, perché intanto erano persone facilmente ancora da noi identificabili. Due, perché questo non si fa più oggi, perché oggi non c'è assolutamente nessuna indagine sul campo, se non al massimo quello che può essere la raccolta della deposizione da parte dell'arma della Romagna. Io dico le cose in breve, di queste cose, se volete, ho scritto anche sulla nostra rivista e molti di questi articoli li potete trovare digitando su internet, facendo memoria, eccetera. Lo scenario cambia dal 1978 ad oggi. Sappiamo tutti, non mi soffermo, dopo la famosa ondata del 78, le varie interrogazioni parlamentari, eccetera, a un certo punto il governo Andreotti istituzionalizza lo Stato Maggiore dell'Aeronautica perché si occupi dell'argomento. Quello che è rimasto in me in sospeso, che tutti ci chiediamo, di cui la documentazione anche agli atti non è dirimente, è come mai quello che all'inizio sembrava un dato di fatto, cioè come in Francia c'è il CNR che si occupa di UFO, qui hanno cercato di coinvolgere, c'era stata tutta una serie di carteggi
con i vari ministeri, il CNR. Di fatto quello che sembrava una cosa fatta, cioè il CNR, attraverso persone preposte al UOP o ufficio apposta, non lo so, non si è mai occupato poi di più. L'argomento quindi è stato affrontato unicamente dal punto di vista militare. E questo è un grosso limite, perché permettetemi, dico con estrema umiltà senza timore, gli ufologi non possono fare il lavoro di altri. Gli ufologi sono degli appassionati. A volte si possono trovare degli ufologi che hanno anche delle competenze scientifiche, sempre qui, però è anche questo secondo me un ambito pericoloso, perché poi trovare lo scienziato che anche lui stesso è uno spirazionista e affronta l'argomento in un certo modo ed è un credente, o l'altro che è completamente scettico e lo affronta in un altro modo. Parlo brevemente di quello che è stato il processo nostro di declassificazione, te ne chiedo più. Allora, nel 93 iniziamo una fitta corrispondenza. Nel 95, su richiesta, veniamo convocati a Roma. Siamo io e Renzo Cabassi, e ci sono le persone all'epoca preposte, preferisco in questo momento non fare il nome. Uno di questi comunque è il generale Trichez, perché ormai è risaputo. Dopo questa riunione ci viene detto che se facciamo richiesta di materiale, questo materiale ci viene rilasciato. Tornate a casa, la prima richiesta che faccio è quella sul caso dei piloti di Latina, quello che ha citato ieri, no, perché comunque lo trovate nel libro di Patrizio Sinapi, pensando, trattandosi di un avvistamento di, due piloti militari, certamente più interessante che c'è in questo archivio, ve lo posso assicurare, e che abbiamo avuto in parte modo anche di inchiestare, ben difficilmente ci daranno questa documentazione. In realtà non è così, questa documentazione poi ci viene data. A questo punto inizia tutto un processo che inizialmente era quello di fare una cernita dei casi più interessanti dal nostro punto di vista e farci ridare. Notando poi che c'era una certa disponibilità, noi abbiamo richiesto tutta la documentazione che era agli atti, cioè abbiamo richiesto dei famosi fascicoli e degli atti biografici attraverso le vie istituzionali, quello che si poteva fare. Notate che all'inizio c'era tutta la trafila, a un certo punto io interagivo direttamente con lo Stato Maggiore dell'Aeronautica anche per vie brevi, cioè mi era stato dato il numero telefonico interno dell'addetto militare che si occupava di questo argomento. E quindi c'è anche tutta una serie di telefonate dove chiamano contatti per via brevi, eccetera. Al punto che questo tenente colonnello a un certo punto mi disse: ci sono giorni che io lavoro unicamente per lui. Vabbè, una notazione importante: ci siamo accorti che però non tutto il materiale presente agli atti, ma non perché non ci sia, ma perché di fatto l'interesse dell'RGS è stato già ben espresso da Sinabilia. Difesa, traffico aereo, radiosondaggio, mi fermo qui. Dopo non me ne può fregare nulla. Al punto che si arriva che se c'è anche un'entità al suolo nel fonogramma dei carabinieri, loro dicono dagli rilevamenti fatti dalle varie aeroporti di Ermas, là, c'è stato un radiosondaggio, non si può escludere che queste sonde siano andate lì. Perché il resto loro non gli importa più. È tutto unicamente a livello formale, burocratico, non gliene può importare più, se ne occupano burocraticamente. Va bene, nel 2001 è tutto stato bloccato, ma qui è un problema molto delicato. Teniamo conto, non so se ho fatto, ecco, vabbè, questi sono vari, ecco, quello che vedete nella foto sono una parte dei dossier contenenti il materiale che c'è stato. Non è poco, sono 3.000, molte 3.000 pagine. Oggi come oggi questo lavoro non si potrebbe fare più. Perché? Il personale è stato enormemente ridotto. Non hanno più fondi, fanno fatica addirittura, voi sapete, per avere tutti. Hanno difficoltà a, come si può dire, a gestire già quelli che sono le loro priorità, di conseguenza si guardano fuori. Però io volevo far vedere che nel materiale che ci ha detto specificato c'è un po' di tutto, dalle foto, il
cui non hanno trattenuto copie ci sono stati inviati all'epoca in originale. I filmati, quelli che sono giunti a loro chiaramente, le deposizioni, le schede, i colloqui terra bordo terra, insomma, parecchio materiale, questo è il rapporto di Latina, questi per esempio sono dei blottaggi radar, questi sono dei casi radarici con le schede, dove proprio c'è scritto declassificato, e via di Eremis, questi sono esempi per esempio di foto che ci sono state declassificate, alcune dei quali, ecco, la classificazione come questo documento riservatissimo, la classificazione che loro usano è riservato o riservatissimo, e poi o cancellavano oppure mettevano il timbro declassificato in data con la firma. Invece questo per esempio è un documento ancora classificato, lui si chiede perché, semplicemente perché questo riguardava un avvistamento generato dal lancio di un missile francese a Biscarros e da una serie di esercitazioni, se non sbaglio, sul Mediterraneo della Corsica da parte della Francia, che non era stato comunicato ai nostri addetti militari. Quindi la segretezza è riservatissima, era questo, non per altri motivi. Volevo dire altre cose, però, per esempio, ultimamente su alcune riviste si è parlato che anche il libro di Sinavi tende a insabbiare tutto, eccetera. In realtà non è così. Perché intanto una cosa che non si evince dal libro è che per 8 anni, dal 1980 al 1985 praticamente nei nostri archivi è scomparso tutto il materiale. Non è ben chiaro se ci sia un verbale di distruzione, comunque questo materiale non è più presente. Okay? E neanche per il Riustica, qualcuno dice che è stato trasmesso, altri dicono che hanno fatto i dati statistici e poi l'hanno distrutto, questo materiale non c'è. Mentre tutto il resto del materiale, voi vi chiedete, ma perché, e poi concludo, perché nel 1900, se hanno iniziato a catalogare tutto dal 1978, c'è anche il materiale dal 72 in poi? Perché avevamo fatto con insistenza richiesta di questo materiale e poi concludo, quando c'è scritto prima di quella data lo Stato Maggiore Difesa si aveva scritto, per quanto ci è dato di sapere la materia non veniva specificatamente organicamente seguita. Nella lettera quasi successiva si dice che intanto hanno raccolto del materiale che hanno trovato in vari archivi loro e che in esito a quanto il vostro gruppo ha richiesto col foglio di riferimento si comunica che lo Stato Maggiore Aeronautica vi farà pervenire tutti i dati relativi al 72-78. In quel periodo addirittura io non dovevo neanche a volte chiedere i casi, vi spiego. Certi casi che loro arrivavano me li mandavano già direttamente senza che io ne facessi formale richiesta. Cosa voglio dire con questo? Che forse prima di gridare al cospirazionismo, alla cultura del silenzio, forse dovevo pensare a un'altra cosa, e qui chiudo sul serio, che è quella che io definisco la congiura del rumore. Se oggi come oggi lo stato della situazione ufficiale in Italia da parte dell'aeronautica è tale, la colpa ce l'abbiamo noi ufologi, non ce l'hanno mica altri, non ce l'hanno mica loro, è il nostro modo di porsi negli anni. Qui chiudo, chi vuole poi chiudo con questa piccola cosa. Gli UFO sono atti impuri, chi li partorisce, questo è l'appunto che fece all'epoca un sottufficiale di fronte al solito fotogramma che era arrivato e diceva vabbè, ci occupiamo di queste cose. Ok, grazie Paolo Ferino.